Amici e amiche di nocerinalive.it, benvenuti, benvenuti a questo torneo virtuale di PES di Nocerina Live, dove si sfidano i 16 milioni di nocerina della storia. Quest'oggi comincia il girone C e vede affrontarsi Nocerina 61-62 e la Nocerina 2011-2012. Voglio ringraziare tutti coloro che stanno lavorando dietro la macchina organizzativa, li ringrazierò a fine partita. Mi raccomando di commentare col pronostico e coi marcatori, di mettere like e condividere perché è punteggio poi per il premio finale di fine torneo. Ecco qui le formazioni: Nocina 61-62 con Roy, Trevisan, Cuomo, Capacchione, Alberti, Leone, Ranisi, Petrini, Marchioli, Foglia che è il capitano e Tortora, Nocina 11-12 con Concetti, Rea, Figliobeni, Di Maio, Mingazzini, Bruno che è capitano, Giuliatto, Laverone, Farias, Merino e Castaldo. La nocerina del 61-62, poi lo vedremo dopo, gioca con un 5-3-2, mentre quella del 2011-2012 immancabilmente col 3-4-3. Ecco qui le divise: una rossonera, una bianca, bordature rossonere per la squadra che gioca in casa, una rossonera, una bianca con strisce rossonere orizzontale per la squadra che gioca in trasferta. Vediamo chi giocherà con la maglia di trasferta. La nocerina del 2011-2012, allora tutto pronto, mi raccomando di commentare col pronostico con i marcatori perché punteggio e di condividere e mettere like al video. Ecco qui, lo Stadio San Francesco, fortunatamente con un clima sereno e con molti tifosi. Le squadre che stanno facendo i loro ingressi in campo, si vedono i capitani Bruno e Foglia davanti a tutti, i due portieri e così via dicendo. Eccole qui, le squadre che fanno il loro ingresso in campo, in un gremito Stadio San Francesco, in un clima mite di inizio estate. Concedetemi questa licenza poetica. Vediamo chi sarà la prima a battere, tra poco vediamo le formazioni panchinarie, l'ho annunciato prima, 5-3-2 per la squadra di casa, 3-4-3 per quella che gioca in trasferta e maglia bianca. Ecco qui la formazione a squadra di casa, come ho detto 5-3-2, a disposizione Volpe, Esposito, De Caprio, De Marco, Dell'Isola, Salvetti, Tortolino, Napoleone, Martone, Pecoraro, Carbonietti e Abate. Vediamo per la squadra del 2011-2012 chi c'è a disposizione nel 3-4-3. Russo, De Franco, Pomante, Del Petri, Nigro, Bolzan, Pagano, Parola, Barusso, Stasilotto, Catania e Michael Negro. Il modulo, come vi ho detto, è 3-4-3. Tutto pronto all'inizio di questa gara, batterà la nocina del 61-62 questo pallone. Pallone classico a esagoni, a pentagoni, pardon, ed esagoni bianchi e neri. Cominciato con Nocina 61-62 che manovra male, questo pallone lo regala subito agli ospiti. Poi spugna destra per Castaldo, di Castaldo per Farias, che non va ad agganciare il pallone perché è bravo Roy ad anticiparlo in uscita bassa e lo raccoglie. Roy poi con i piedi in avanti lunghissimo a cercare Marchioli che di testa sponda per Tortora, no perché non ci arriva, lo chiude Rea. Allora riparte Laverone, Laverone per Diego Farias, Farias per Giuliatto sulla destra, Giuliatto si accentra poi, filtrante per Farias, Farias può girarsi, tiro rimpallato e palla che termina in rimessa laterale. Settimo minuto, subito aggressiva la nocina del 2011-2012. Rimessa laterale affidata a Roberto Di Maio. Di Maio per Giuliatto. Giuliatto prova a girarsi. Giuliatto punta l'area, potrebbe crossare. Carica di un avversario, poi cambia gioco per Roberto Merino. Merino per Capitan Bruno. Bruno punta l'area, poi si ferma, torna indietro centralmente per Mingazzini. Mingazzini sulla sinistra, prova a puntare la fascia, ma ritorna a sua volta indietro. Mingazzini ancora per Capitan Bruno. Capitan Bruno per Farias. Farias potrebbe girarsi. Farias il tiro! Palo di Farias! Poi non ci arriva Castaldo, ma ancora lì il pallone con Merino. Merino allarga ancora per Bruno. Bruno ancora per Farias. Farias il tiro! Si gira, palla fuori! Attenzione però! Attenzione, l'arbitro ha fischiato. C'è un calcio di rigore! Calcio di rigore! Per la nocina del 2011-2012, in effetti abbiamo visto Castaldo che è finito a terra, rivedremo tra poco dal replay come è andata realmente l'azione. Eccolo qui, Castaldo con Cuomo, Cuomo assolutamente in ritardo e a palla lontana, si getta e scivolata, rigore, sul dischetto si presenta Giuliatto, attenzione, Giuliatto contro Roy, parte Giuliatto che sbaglia il calcio di rigore al quindicesimo, cogliendo in pieno la traversa con Roy che comunque c'era in qualche modo arrivato, almeno l'aveva intuita. Ma Giuliatto ha sbagliato in maniera grossolana questo calcio di rigore. Non capiamo perché l'abbia tirato Giuliatto e non un Castaldo, Farias o Merino che sono appunto rigoristi. Fatto sta che al quindicesimo poteva cambiare la gara con la nocina del 2011-2012 che ha all'attivo già un palo e una traversa e anche il 92% dei passaggi completati. Roy poi per Leone, Leone lancio lungo a cercare Foglia.
Foglia non ci arriva di testa, allora si riparte da Merino che di testa la scarica per la Verone che sbaglia per il passaggio, la intercetta Marchioli. Marchioli passa volta la perde in favore di Castaldo, Castaldo per Bruno, Bruno subito per Farias, Farias di prima per Giuliatto, prova il dive vai Giuliatto ma deve tenere palla perché Farias non è salito, finisce col perdere palla in favore di Petrini che scarica per Ranisi, Ranisi per Tortora, Tortora l'aggancia, la scarica per Foglia che non è in fuorigioco, Foglia, Foglia salta un avversario, non salta il secondo perché Merino è bravo a togliergli palla. Merino sulla sinistra, prende Meti, Merino, Merino, ancora Merino per Laverone, Laverone per Giuliatto, Giuliatto all'indietro per Bruno, ancora per Giuliatto, Giuliatto di prima per Di Maio sulla fascia, vediamo se torna indietro, infatti torna indietro, ancora per Giuliatto, Giuliatto è entrato in aria, chiuso però da Capacchione che la scarica subito per Tortola, Tortola di prima per Petrini, Petrini allarga per Ranisi con qualche rischio, Ranisi di prima per Foglia, ancora una volta Foglia sul filo e fuori gioco, Foglia prova a salire, Foglia si ferma, poi tutto solo, salta un avversario, ma sono ancora lì gli avversari, Foglia poi la scarica per Leone che è arrivato nel frattempo sulla fascia destra, Leone prova ad andare fino in fondo, poi torna indietro, potrebbe crossare Leone, attenzione Leone, Leone crossa al centro a cercare Marchioli che stacca di testa, la palla però termina alta. La palla termina alta con Concetti che per sicurezza ha alzato le mani, ma comunque l'ha battezzata, si può dire con lo sguardo, questa palla che è uscita fuori. Primo vero proprio tiro per la squadra in maglia rossonera, ma non propriamente in porta, a mio avviso. E infatti le statistiche ci danno ragione, un tiro non in porta, 4-1 invece il compito dei tiri per gli ospiti. Castaldo di testa per Farias, Farias è intercettato però da Cuomo che si riparte allora da Marchioli che però perde palla, Bruno per Farias di prima per Castaldo, Castaldo potrebbe allargare per Merino, infatti così è Merino, Merino limite l'area però è filtrante per Castaldo, ancora chiuso da un difensore centrale, non sbaglia ancora Cuomo che la spazia in rimessa laterale, corso un brivido sulla schiena di Cuomo al 15° quando ha concesso rigore davvero regalato, Merino cross al centro a cercare Farias che però non ci può arrivare, poi Alberti fa buona guardia su questo pallone, potrebbe farlo uscire fuori, anzi no perché c'è la pressione di Farias, preferisce spazzato in rimessa laterale qualche metro più lontano. Tuscia affidata a Di Maio, Di Maio per Bruno, Bruno, Bruno all'indietro per Di Maio, Di Maio per Giuliatto, 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 Giuliatto al limite dell'area, Giuliatto potrebbe scaricarla per Castaldo che tira, tiro rimpallato, la palla resta lì, poi è ancora la Verone che riconquista questo pallone perché è stato spazzato male, Giuliatto, Giuliatto potrebbe darla a Farias, infatti così a Farias prova a girarsi il tiro, palla che esce fuori, lambisce il palo che sostiene le reti. Ancora Farias pericoloso, deve scaldare questo piede, sta prendendo le misure. Chi lo sa che non riesca a segnare, già tre azioni così a girarsi a provare a bucare il portiere. Chissà se sono prove generali del gol, intanto 5 minuti alla fine di questo primo tempo, 0-0 il parziale, con la 61-62 che non ha mai realmente inciso, con la squadra ospite che invece sta facendo sua la partita. Bruno poi spreca questo pallone, si parte da Trevisan, Trevisan per Cuomo, Cuomo lancio lungo per Foglia, Foglia di testa sponda per Tortora che però ancora una volta non ci arriva, allora Rea per Di Maio, Di Maio per Castaldo, Castaldo di testa prova a servire Farias che però si era fermato, si riparte allora da Leone, Leone lancio lungo ma non c'è più tempo, finisce qui il primo tempo, 0-0 con la Nocerina 2011-2012 che è stata completa padrona del gioco in questo primo tempo, un palo, una traversa su rigore fallito da Giuliatto, tante occasioni fallite da Farias. Ecco qui le statistiche, 5 tiri e 1 in porta, 1 un tiro, nessuno in porta invece per l'anno 61-62, 61% di possesso palla per la 2011-2012, ci sarà qualche cambio, penso che entrerà di capo per la 61-62, vediamo se è così, che molti ce l'avevano chiesto, bravi intanto che state commentando. E infatti fuori Pietrini, dentro Giacomino De Capio, col secondo tempo che è appena cominciato, figlio meno. In avanti, poi pallone indietro per Rea, Rea per Di Maio, Di Maio per Giuliatto, centrale per Bruno, Bruno cambia per Merino, Merino prova a puntare l'area ma Cincischia troppo, Ranisi gli ruba palla, poi ancora palla che ritorna a Ranisi, Ranisi per Foglia, Foglia di proprio per Marchioli, Marchioli proprio filtrante per Tortora che però era tutto da un'altra parte. Rea riconquista questo pallone, Rea per Mingazzini, Mingazzini lancio lunghissimo a cercare Castaldo, Castaldo sponda bene destra per Farias, Farias fa sporterate con Trevisan, Farias poi la scarica per Merino, Merino cross al centro che arriva direttamente tra le mani di Roy che non deve nemmeno impegnarsi più tanto per bloccarla. Occasione sprecata. Roy per Alberti, Alberti lancio lungo a cercare Foglia, Foglia ci arriva di destra, lascia sfilare per Tortora che però si ferma. Qui poteva arrivare in aria tranquillamente e puntare il portiere, poi lancio lungo intercettato ma la riprende la Verone, Verone per Merino, Merino potrebbe fare il filtrante per Castaldo, infatti così è Castaldo fino in fondo, Castaldo, Castaldo il tiro chiuso da Marchioli, poi si riparte
Pallone per Ranisi. Ranisi, lancio lungo a cercare Foglia che stavolta sponda di testa, ma la regala a Nicola Mingazzini che va a fare il difensore aggiunto. Lancio lungo di Mingazzini per Castaldo. Castaldo di testa per Farias che supera l'avversario. Farias in area. Farias il tiro. Rete di Farias al 63esimo. Cambia il risultato. Diego Farias segna. Il gol era nell'aria. Farias fino ad ora migliore in campo per i suoi ma anche della partita. Si sblocca e trova un meritato gol. Bravissimo Castaldo a sponda di testa, ma qui la difesa della Nocina 61-62. Che disastro. Difesa immobile. Roy, che qui poteva fare di più, poteva uscire. Non se l'è sentita, è rimasto tra i pali. Qui Trevisan che lascia andare Farias. Roy resta tra i pali e stavolta Farias lo punisce. Lo ha già perdonato tre volte, anche l'occasione di rigore. Questa volta però non lo perdona e porta in vantaggio i suoi. Quindi il girone C ha già il suo primo cannoniere con Farias all'attivo, che ha una rete e per ora i primi tre punti del girone C vanno alla Nocina 2011-2012. Intanto voglio vedere un po' i commenti. Forse qualcuno fino ad ora ha indovinato il risultato, tra poco chiuderà però la bagarre dei risultati. Forse non il marcatore, ancora però una Nocina 2011-2012 pericolosa con Bruno che guadagna un calcio di punizione perché l'abito ha fischiato. Non si sente di batterla subito e la lascia a Merino e Giuliatto. Vediamo chi dei due batterà e se ci sarà uno schema, però non ti importa. Abbatte Giuliatto, schema a cercare Farias, anzi no Castaldo, ma Trevisan la intercetta, poi palla per Alberti di tacco. Alberti lancia lungo per Foglia, la intercetta Bruno di testa. Palla per Merino, filtrante per Castaldo non ce l'aveva di testa. Si riparte allora da Giacomino De Caprio. Ancora De Caprio per Foglia il filtrante, indietro per Marchiolli ancora per Foglia che però viene chiuso da Figliomeni, si riparte con Merino per Castaldo che sbaglia il pallone, intercetta De Caprio, ancora per Foglia fa passare bene il pallone, Foglia arriva in aria, Foglia attenzione il tiro murato però da Rea, ma ancora è lì il pallone con Ranisi, indietro per Leone punta la fascia, Leone 73esimo, 0-1 per la Nocina 2011-2012. Leone poi si ferma, perde troppo tempo Leone, c'è Marchiolli che la chiede anche a gran voce, la chiede anche Foglia, Leone perde ancora tempo, poi prova a crossarla per Marchiolli, ma a quel punto Rea la spazza in avanti per Castaldo, riparte la Nocina 2011-2012 con Castaldo sulla sinistra tutto solo, sale indisturbato, più che indisturbato, Castaldo fino in fondo, poi si ferma sulla pressione di Cuomo, Castaldo prova a rientrare all'interno per Mingazzini punta l'aria, Mingazzini ancora, Mingazzini per Laverone per Farias potrebbe girarsi il tiro di Farias, che rete di Farias, 81esimo, 2-0, che rete di Farias, gioia incontenibile per Farias, doppietta personale e partita in ghiaccio, potremmo quasi dire, a 10 minuti dalla fine, primi tre punti in ghiaccio per la Nocina 2011-2012 in questo girone C. Che rete di Farias, si è girato alla grande, tiro al giro che ha punito Roy, lo vanno ad abbracciare tutti, e qui la palma di Miro in campo non può essere che sua, si è girato alla grande qui Farias, incredibile, elude la marcatura di Trevisan, tira una parabola, non dico imprendibile, ma quasi, bellissima l'azione, rivediamola dal replay. Incredibile, credo che si sia fermata il gioco dei commenti, dopo vedremo e faremo sapere se qualcuno ha indovinato il marcatore. Sì, mi sembra che il risultato l'avete indovinato, non riesco a vedere i marcatori, forse i marcatori l'hanno indovinato. Ecco qui cambio per la Nocerina 2011-2012, fuori Merino, dentro Michael Negro, standing ovation per Roberto Merino, che in realtà non ha inciso più di tanto, ha fatto il suo. Si riprende a giocare all'81esimo con la Nocerina 2011-2012 che è sopra di due gol. Nocerina 61-62, non pervenuta almeno finora. Attenzione con Tortora che riconquista un pallone innocuo. Tortora poi prova a scaricarla per Foglia, ma spreca tutto. Allora Bruno riparte, parla per Farias che non ne ha più per Giuliatto si ferma, l'indietro per Bruno potrebbe lanciarla per Castaldo, troppo lungo questo pallone, uomo di petto, la mette a terra e può ripartire. 87esimo, 0-2. Pallone per Alberti, lancio lungo per Foglia che prova a darla a Marchiolli, poi Marchiolli però la perde, una riconquista, voleva un altro fallo. 89esimo, vediamo se ci sarà il recupero, pallone di testa di Castaldo a cercare Farias che non ne ha più davvero, allora ci arriva Trevisan per Roy, 2 minuti di recupero, uno già se n'è andato, scambio tra Trevisan e Roy, penso che finirà tra poco la partita, lancio lungo che viene regalato a Nocina 2011-2012, non c'è più tempo, finisce qui la gara, doppietta di Farias che regala una vittoria, la prima di questo girone, di questa prima giornata
alla Nocerina 2011-2012. Domani ci sarà l'altra gara della prima giornata di questo girone, poi si passerà al girone D e poi ci saranno le seconde giornate. Vediamo un po' gli highlights. Una Nocerina 2011-2012 che è stata da sempre il padrone del gioco. Prima vera occasione c'è stata al tredicesimo, penso, col palo infatti di Diego Farias. Davvero pericoloso Farias, ha fatto le prove generali poi del gol che avrebbe fatto nel secondo tempo, molto simile questa azione. Poi subito dopo al 34, al quindicesimo minuto dopo, rigore fallito da Giuliatto, anche lì Farias aveva sfiorato la rete, Giuliatto disperato, non capiamo perché l'abbia tirato lui, però il calcio di rigore. Tanto complimenti a tutti quelli che hanno commentato, messo like e condiviso. Poi controlleremo e faremo sapere i punteggi. Poi qui l'unica occasione della squadra in maglia rossonera col Marchioli, che di testa la colpisce, ma la colpisce male. E poi il tiro di Diego Farias al 41esimo, che se non sbaglio finisce fuori, infatti così è. Si gira ancora una volta e la palla finisce fuori. Farias ha provato più e più volte durante la partita questo giochetto, questo gioco, ma è nelle sue caratteristiche. E non è riuscito però a concretizzare. Poi l'occasione di Castaldo, se non sbaglio, infatti murata da Cuomo, e infatti eccola qui. E poi alla fine il gol del 1-0 di Farias, lancio lungo per Castaldo che sponde di testa, Trevisan si perde praticamente, Farias che è tutto solo entra in area, Roy non esce e buca il portiere. Qui quando siamo arrivati al 63esimo minuto di gioco, poi di qui in poi c'è stata praticamente ed esclusivamente solo la Nocerina 2011-2012 che arriverà poco dopo al gol del 2-0, sempre con Farias. Intanto però al 72esimo c'è un'occasione di Foglia che però è stata murata, non è un vero e proprio tiro in porta, era buona la finta di corpo di Foglia che arriva a tu per tu col portiere, ma è stata murata proprio dai difensori. Infatti ecco qui il gol all'81esimo, Laverone che serve Farias al bacio, Farias si gira e questa volta non sbaglia, tiro al giro davvero preciso nell'angolino. E 2-0, partita in ghiaccio, davvero precisa e chirurgica questa conclusione. Ecco qui le statistiche, 59% per la Nocerina 2011-2012, 8 tiri di cui 4 in porta, 93 passaggi di cui 75 completati. Ecco qui le pagelle, migliore in campo non poteva che essere Farias, peggiore in campo Marchioli con un 4,5, Farias con un 7,5. Allora è davvero tutto dal vostro Mariano Rocco qui. L'appuntamento sarà domani con la seconda giornata del girone C. Allora è davvero tutto, buonasera e come sempre forziamo l'ossi.